dottore solo. Comandante Ferruccio. Dica. Dove andiamo? Che lo sapessi. Questi posti qui sono sconosciuti per tutti. E sconosciuti devono restare, sennò. Se no qual è il bello dell'immesso? È chiaro, è una scoperta, sennò ogni volta sempre sullo stesso relitto. Che ci sono state date sono dovremmo essere all'incirca a 20 miglia da Mazzara del Vallo a una profondità di 60 metri. Santo ha controllato la corrente e la luna, non dovremmo avere problemi, però siamo sempre nel canale di Sicilia e ci dobbiamo aspettare di tutto. Siamo con Riccardo, con Santo e abbiamo ospite Marco che viene da Genova e Aldo Ferrucci. Con 5 replite a bordo è veramente difficile trovare lo spazio dove montare il proprio, ma ci dobbiamo arrangiare come abbiamo sempre fatto. Dovrebbe 54 il fondo, sale fino sale 5-6 metri sale. Canale di Sicilia, cornetto siciliano, caldo. Prego signori. Che cosa fai? È finito? Butta il pedaglio. Se il punto non c'è ancora. C'è il punto, prendi il pedaglio e lavora. Siamo pronti nel punto di immersione alla scoperta di un nuovo relitto. Forse, come dice Massimiliano, e abbiamo pronto il nostro grande siluro chiamato Apollo 2 per immergerci e avere il punto esatto dell'immersione. Pallone. Questo? Sì. Thank you.
Aldo, un'impressione a caldo di quello che hai visto? Un'impressione nel senso che non ho le idee molto chiare, forse rivedendo le immagini, vedendo le foto riusciamo a capirne qualcosa di più. È sicuramente strano, sembra imploso su se stesso, ci sono tutte queste cose che potrebbero sembrare ossa ma non ne sono sicure al 100%. No, direi che identificarlo non saprei nemmeno dare un'opinione su tutto questo. Abbiamo fatto questa bella immersione su un fondale sui 58 metri, secondo me o una caldaia o vari bidoni sparsi, sicuramente il relitto è imploso, quindi ci sono tutte queste macerie e abbiamo documentato, è molto bello la flora e la fauna che abbiamo visto, è pieno di colori, però ovviamente siccome un relitto sconosciuto e inedito, bisogna studiare, bisogna capire di che cosa, se sono ossa di resti umani o magari questo relitto trasportava animali. Sicuramente è un relitto o della prima guerra mondiale o prima della prima guerra mondiale. Ho il piacere di immergerti con il team del Breeder Sicilia, tu che sei un volentone, le tue impressioni. Allora, veramente bello. Bellissimo. Basta? Solo questo? È stato bellissimo? Il relitto? Bello. Molto bello. Volentone che non parla, ho capito. Sartre, tu che sei un uomo che si emoziona, cosa ci puoi dire? Il relitto di oggi? Particolare, molto particolare, soprattutto per la vita bentonica e per i pesci che c'erano attorno. Abbiamo visto laminarie, delle pernatule particolari che si vedono soltanto a questa profondità, spugne, idrozoi, sicuramente poco comuni e difficilmente da vedere sotto costa. In effetti si è visto delle particolarità rare, insomma, che si possono incontrare nei nostri mari, come delle bellissime laminarie, molto grandi, lunghe. E poi come pesce soprattutto abbiamo visto dei tordi fischietto, sia femmina che maschio, e poi c'era un bel po' di vita incostante. Il nostro spasciatore di relitti, sai qualcosa di questo relitto? Assolutamente no, mi era stato detto che da un pescatore che insomma aveva recuperato queste ossa, però non si sapeva nemmeno che tipo di relitto fosse. Solo che lui andava lì, veniva qua solo per pescare, quindi non sappiamo niente di questo. Ci porti sempre su quelle lì, ce ne porterai a vedere un altro? Sicuramente sì, perché ce n'è ancora da vedere, il mare è pieno di questi relitti, quindi bisogna avere pure la fortuna di trovare quello giusto e quello più interessante. Grazie Linuzzo. Sempre a vostra disposizione. Intanto per cambiare io ho avuto un problema al solenoide e sono rimasto a secco, grazie!